mi scuso per essere arrivato in ritardo. Aggiungerei due informazioni importanti all'iniziativa. Da una parte, io sono qui come rappresentante del Centro di Documentazione per la Storia e la Cultura Religiosa della Diocesi di Viterbo. Quindi da una parte l'adesione della Diocesi di Viterbo all'iniziativa sembrerebbe la cosa più ovvia del mondo, ma molto spesso le cose ovvie non sono quelle che avvengono. Questo significa disponibilità di documentazione che viene messa a disposizione della ricerca, non molta documentazione archivistica, perché quelli di voi che conoscono la storia degli archivi sanno che la documentazione archivistica, soprattutto negli archivi ecclesiastici, comincia verso la fine del Cinquecento, non all'inizio. Però documentazione bibliografica, i libri che sono stampati in quel periodo che parlano delle vicende di quel periodo, che parlano degli uomini di quel periodo, delle crisi di quel periodo, nelle nostre biblioteche ce ne sono molti, non sono studiati, e questa può essere l'occasione per recuperarli e per capire anche il tipo di cultura che Viterbo viveva nel corso di quel secolo, cioè quanto degli avvenimenti non solo che hanno caratterizzato questa frattura religiosa, no? Prendiamo da Lutero il momento d'avvio di questa ricerca, quanto delle questioni che erano in ballo in questi decenni che vanno dall'inizio del Cinquecento alla metà del Cinquecento a Viterbo era conosciuta, era seguita, era analizzata, sulla base di che tipo di documentazione bibliografica, cioè quali erano i libri di quell'epoca che venivano stampati e che circolavano in Europa, che erano presenti a Viterbo, cioè quanto eravamo informati. Perché, e qui la seconda cosa, la seconda osservazione, non basta aver avuto in casa personaggi così straordinari come il Paul, come Vittoria Colonna, come il circolo degli illuminati di Viterbo in questo arco di tempo, per dire che Viterbo viveva di questa dimensione internazionale, europea, mondiale per l'epoca. Cioè vale la pena di capire fino a che punto l'insieme degli avvenimenti che accadevano in quei 50 anni che vanno dall'inizio del secolo al 1550 a Viterbo erano vissuti con consapevolezza. Noi ragioniamo adesso sulla frattura religiosa, ma quei 50 anni hanno visto una serie di fratture drammatiche e che i cittadini del mondo di allora vissero più direttamente e con maggiore ansia della frattura legata a Lutero. I maomettani erano arrivati alle porte di Vienna 1526. Nel Nuovo Mondo erano stati distrutti due imperi in quell'epoca e poco dopo anche l'impero degli Inca. Cioè eravamo arrivati nel Nuovo Mondo. Cioè si erano aperte degli spazi inimmaginabili in precedenza e dentro questi spazi erano venute delle cose inimmaginabili in precedenza. Lo sterminio di intere popolazioni era inimmaginabile in un mondo ancora profondamente cristiano, anche di intere popolazioni che erano dei nemici dichiarati, come potevano essere i musulmani, ma poi vedremo che nel corso del tempo i nemici dichiarati non saranno i nemici esterni, saranno i nemici interni. Cosa è avvenuto in questo cinquantennio in maniera tale che ha prodotto che quelli che in passato erano stati individuati con certezza come nemici poi invece passassero in secondo ordine, perché i più nemici erano quelli che vivevano accanto a noi, erano quelli di cui dovevamo cominciare a dubitare? La nascita del Tribunale dell'Inquisizione che fa piazza pulita di ogni incertezza a proposito. Chi è bianco, chi è nero, non c'è il grigio più. Ma in questi 50 anni tutto questo è avvenuto. Come mai è avvenuto tutto questo? Cioè come mai alla metà del secolo ormai era evidente
chi stava di qua e chi stava di là, di un mondo dove prima tutti quanti stavano insieme. E allora la domanda è: fino a che punto Viterbo vive dentro questa dimensione? Cioè, fino a che punto Viterbo è città europea, nel senso che non solo ospita personaggi europei, da Lutero a Reginald Paul, ma è città europea nel senso che vive i drammi di un'Europa che in questo periodo si sta radicalmente trasformando. Ecco, ha citato prima il collega Marcocci, che insegna storia moderna alla Facoltà di Beni Culturali, che in questi giorni sul sito della Società Italiana degli Storici Moderni sta animando una discussione su che cosa significhi fare indagini di storia moderna e come mai nel nostro paese, a differenza di quanto avviene in altri paesi, le indagini di storia, le ricerche storiche siano questioni che riguardano solamente gli addetti e non il grande pubblico. E una delle risposte che lui si dà è perché non siamo stati capaci nel nostro paese a far diventare la storia come la storia della quotidianità, la storia di tutti coloro che vivevano in un determinato periodo, non solo la storia dei grandi uomini. E Marcocci ci direbbe: partiamo da Lutero, partiamo da Reginald Paul, però tentiamo di capire la Viterbo di quell'epoca quotidianamente come viveva, perché fa parte tutta della medesima tela. Quello che a Viterbo in quei 50 anni viene costruito, edifici nuovi, viene dipinto, opere d'arte, viene realizzato, nuove istituzioni arrivano a Viterbo. I personaggi che passano per Viterbo non sono meteore che passano nel cielo, sono realtà che in qualche maniera operano nella quotidianità con il resto della città. Ecco, mettiamoci a indagare il resto della città, non perdendo mai di vista la domanda: ma quanto questa città vive nella dimensione delle modificazioni radicali che stanno caratterizzando non solo l'Italia, non solo l'Europa, ma il mondo intero? In questo senso, ecco, parlare di un'epoca mondiale dal punto di vista di Viterbo in questi 50 anni non è un fuor d'opera, è una cosa perfettamente legittima e apre il campo a una serie di indagini, di approfondimenti, di ricerche di nuovi documenti. Noi abbiamo un patrimonio di documentazione sterminato a Viterbo, ma vi assicuro che il 90% di questa documentazione è ancora da ordinare, è ancora sconosciuta, è ancora non studiata. Un po' per la documentazione succede quello che succede per il nostro patrimonio di beni storico-artistici. Tutti quanti stiamo continuando a dire che abbiamo un'immensa realtà di beni culturali presenti nel nostro territorio, purtroppo quasi tutta questa grande realtà dei beni culturali è conosciuta in maniera estremamente superficiale o è ancora sconosciuta. Allora, un'iniziativa del genere, che non riguarda solo gli archivi, non riguarda le biblioteche, non riguarda la storia dell'arte, riguarda tutto, riguarda la città nella sua globalità, potrebbe ricondurre l'attenzione di tutti i cittadini di Viterbo in primo luogo, ma di tutti coloro che hanno a cuore una città come Viterbo, anche se a Viterbo non vivono, potrebbe ricondurre l'attenzione su tutto questo insieme di realtà e potrebbe essere un'occasione per arrivare a studiare, arrivare ad approfondire, arrivare a conoscere questo patrimonio che noi vogliamo mettere in risalto, perché riteniamo che attraverso questo patrimonio ci sia una parte del futuro di Viterbo, ma perché diventi una parte del futuro di Viterbo deve diventare una realtà conosciuta, conservata, adeguatamente studiata da parte di tutta quanta la città. Ecco, in questa prospettiva la diocesi si colloca in piena consonanza con il progetto ed è totalmente disponibile
ad aprire le sue biblioteche, ad aprire i suoi archivi, ad aprire il suo patrimonio d'arte perché sia ancora meglio studiato più di quanto non sia stato fatto finora. Grazie.